tell me you're sorry. Ilaria Pigliautile e Francesco Rinaldi. Molte cose hanno una logica, poche cose hanno un senso. Sì, per i protagonisti di Vuoti quello che ha logica per uno non lo ha per l'altro, e così anche il senso. Sì, siamo due personaggi che sono complementari, ma anche si alternano nella loro visione del mondo, quindi c'è la visione un po' più cupa, pessimista, il più ottimista, però sempre nel cercare di trovare un senso a questa vita, magari con una logica, ma quando ci crede uno non ci crede l'altro e viceversa, quindi è tutto un gioco un po' sul scambiarci questi ruoli. Logica, senso e prospettiva, e anche la prospettiva è importante, e anche la prospettiva è diversa tra l'uno e l'altro. Sì, sono due modi di vivere diversamente l'ansia, secondo me, nella prospettiva di inseguire un obiettivo, e più si va avanti, più si scopre che l'obiettivo è vuoto, sia il mio, che vivo la vita rigorosamente in maniera logica, seguendo un filo, che è abbastanza evidente all'interno dello spettacolo, che il suo, che salta da un mondo all'altro, da un posto all'altro, sperando in quello che arriva. Quindi ognuno ha due prospettive diverse, ma sono tutti due mancanti di un vero obiettivo fondamentale. È questo che fa, diciamo, chiamare vuoti questo spettacolo. E poi si vedrà. Due personaggi in attesa, dietro si intravede aspettando Godot, ma probabilmente più che aspettare Godot sono in attesa l'uno dell'altro. Sì, praticamente alla fine è il sostegno di chi è vicino, che però fino all'ultimo un po' non si capisce, si evita, ci si schernisce, e quindi e poi c'è l'altro, chissà, forse, non lo so. Sarebbe bello poter vedere il mondo dall'alto, e poi alla fine ci riescono. Sì, è il sogno, che è la parte, diciamo, irrazionale, fuori dalle due logiche e le due prospettive che hanno i personaggi. A un certo punto ci si perde in questo irrazionale che è il sogno, e che forse potrebbe essere anche il vero senso di stare al mondo, se è condiviso questo sogno, se questo sogno inizia a essere, diciamo, partecipato. Libertà, partecipazione, idea, è che diventa un'immagine di tutti e due e non solo di uno dei due clown.